Dopo la conclusione dell'intervento di inventariazione, la documentazione è completamente disponibile presso il conservatore che è l'Istituto Storico Parri. Si accede al momento tramite gli inventari di sala che sono stati predisposti. Quando il portale sarà online, sarà possibile consultare la versione completa dell'inventario. L'archivio ha una consistenza totale di circa 70 buste, alle quali devono essere sommate anche le audiocassette e le videocassette, quindi la parte speciale, sonora e audiovisiva. Nella parte cartacea noi dobbiamo distinguere la parte costituita dall'archivio proprio dell'ente, ossia dalla documentazione prodotta nel corso dell'esercizio delle funzioni di amministrazione dell'associazione, quindi la corrispondenza, la contabilità, la rassegna stampa e poi naturalmente la serie dedicata alla celebrazione degli anniversari e dei vari eventi artistici e commemorativi. Accanto alla documentazione propria dell'associazione c'è la documentazione raccolta in copia, la documentazione di natura giudiziaria e la documentazione parlamentare. La documentazione giudiziaria è costituita per lo più di copie di interrogatori, di testimoni, di imputati e di perizie, mentre la documentazione parlamentare è costituita per lo più di copie di audizioni e di documenti prodotti dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia, che aveva un filone di indagine specifico su Ustica. È una selezione della documentazione giudiziaria utile ai fini dell'associazione in quanto organismo di coordinamento delle varie parti civili in causa, quindi parenti delle vittime. Lo stesso ragionamento vale sulla documentazione parlamentare. L'archivio dell'associazione è composto anche da documentazione cosiddetta speciale o multimediale, sonora e audiovisiva. Le audiocassette sono circa 20 e a queste si affiancano le registrazioni, che sono conservate solo in formato digitale, delle conversazioni telefoniche e radio intercorse la notte dell'incidente aereo. Buonasera ai nostri ascoltatori. Apriamo il giornale con una notizia che è giunta poco fa in redazione, una notizia ANSA, è giunta esattamente alle 23:08. Non è una notizia piacevole. All'aeroporto di Punta Raisi sono scattate le misure d'emergenza in seguito al mancato arrivo dell'aereo da Bologna. L'aereo è un aereo Itavia D-19. Dell'aereo galleggiano poche cose, sedili, carte, salvagente e qualche indumento. Il resto è stato inghiottito dall'acqua in quel punto profondissima. Le salme restituite dal mare sono finora 35. Le audiocassette sono state registrate con mezzi non professionali dalla stessa associazione e contengono per lo più trasmissioni radiofoniche, interviste, telefonate. Le registrazioni delle conversazioni radio e telefoniche della notte dell'incidente invece sono state donate di recente, proprio mentre l'intervento di inventariazione era aperto, da un perito fonico per l'archivio. Cartaceo noi abbiamo descritto unità archivistiche, quindi fascicoli. Per l'archivio sonoro e audiovisivo è stato necessario procedere alla descrizione dei singoli documenti.